Eccoci qui, le 14.05, buon pomeriggio, parte una nuova puntata di A Proposito di, sempre in diretta, sempre qui su Radio Fantastica, dal Parco Commerciale Le Zagare. Un buon pomeriggio ancora da Daniele Di Frangia e da Marco Di Mauro. Ci sono pure io, buon pomeriggio da Angelo Asciuto. Buon pomeriggio. Dai, formazione tipo anche oggi, ci stiamo rodando adesso, ci stiamo tornando a rodare, anche se lo devo anticipare, prossima settimana, martedì. Sì, diciamo che stavolta tocca a me. Stavolta faremo un po' di turnover. Vabbè, insomma, non ci sarà martedì il nostro Marco Di Mauro, però ci arrangeremo io e te, Marco. Daniele. Sì, ci arrangeremo io e te, ma comunque stiamo preparando ancora delle puntate interessanti. Ma la puntata interessante è anche oggi, sbaglio? La puntata interessante è anche oggi, perché continuiamo il discorso intrapreso nella puntata scorsa col presidente Abodi, che devo dire non solo ha detto delle cose molto interessanti dal nostro punto di vista, ma anche dal punto di vista di tante testate che hanno avuto modo di trarre spunto. Sì. Da quello che ha detto. La prima volta che ha parlato di Catania, ha parlato anche di stadi, ha parlato anche di business per quello che riguarda la dimensione Serie B, una dimensione alla quale il Catania dovrà adeguarsi sia dal punto di vista sportivo, perché poi magari parleremo anche di quelle che saranno le modifiche necessarie per affrontare il campionato di Serie B dal punto di vista dell'organico, e anche dal punto di vista del business. E a proposito di business, a proposito di quello che dovrà cambiare in Serie B e che cambierà necessariamente per il Catania, parleremo con un importante giornalista del Sole 24 Ore che occupa, tra l'altro, è anche un esperto di economia sportiva, che si occupa appunto di economia sportiva, di business nel calcio, e scrive dal 2007 proprio su questo argomento, ed è un po' il, tra virgolette, guru per quello che riguarda il business. Sicuramente è un parere importante di quelli di cui si deve necessariamente tener conto di quello che dice. Sì, beh, insomma, poi anche dove scrive è una testata molto molto autorevole, Marco. Poi insomma molti lo ricorderanno perché spesso si vede in TV, tra Sky, Mediaset, insomma un giornalista che chiaramente sa il fatto suo. Insomma, gli chiederemo diversi pareri su questa retrocessione del Catania, appunto a livello economico, e farà anche un po' di chiarezza su quelle che sono le voci che circolano, che poi magari sono le solite chiacchiere da bar. Però insomma, dalle chiacchiere da bar qua passiamo a quelli che sono i fatti concreti, che credo che insomma un'informazione corretta poi debba occuparsi di questo. Poi che se ne dica in giro, va bene, quelle restano chiacchiere tra tifosi, però a livello informativo bisogna essere abbastanza precisi e scrupolosi su questo argomento, rispetto al quale anche la società ha dimostrato parecchia sensibilità in passato, quando è stata affrontato il discorso appunto del business plan in Serie B. Tra l'altro poi insomma è un periodo in cui si parla molto, non solo di campo, di vicende sportive, di vicende del rettangolo verde, ma si parla anche di tutto ciò che è extra, no? Tra vicenda stadio che il Catania farà, insomma lo ha già annunciato, e quindi c'è molta attesa su questo, ma c'è anche attesa di capire come verrà fatto questo stadio, con quanto verrà fatto questo stadio, appunto anche a livello economico, perché poi sai ormai, Marco, che i tifosi vogliono sapere tutto, no? Anche le questioni appunto economiche, come hanno fatto altre squadre allo stadio. Sicuramente anche sul Catania c'è molta curiosità, anche su questo effetto paracadute famoso, esatto, per quanto riguarda la Serie B, e quindi anche lì i tifosi vogliono sapere. Spiegheremo appunto perché si chiama paracadute, esatto, e non razzo verso l'infinito e oltre. Paracadute è come quando tu cadi, però ti salvi. C'è qualcuno che cerca di tenerti sollevato. È un modo metaforico per spiegare che senza un provvedimento del genere, una squadra che retrocede dalla A alla B rischia concretamente la morte economica. Esatto. Cioè, questo è il perché per la divisione, anche dal punto di vista economico, che si è creato tra il campionato di Serie A e Serie B. Lo vedremo e ne parleremo col nostro ospite. Senza questi 12, diciamo il nome. Sì, infatti, di cui ancora non abbiamo svelato il nome. Senza questi, noi piacciono le sorprese, quindi senza questi 12,5 milioni, capiremo come il Catania
e non solo il Catania, qualunque altra squadra, Bologna compreso, che prenderà la stessa quota, avrebbe avuto non pochi problemi a riuscire a riordinarsi, anche sì. solo riordinarsi. Sì, sì, sì. Assolutamente sì. Insomma, quindi faremo un bel discorso su questi su queste situazioni, su questi argomenti che toccano chiaramente il Catania da vicino, così come hanno toccato naturalmente anche il Palermo durante questa stagione, che era retrocesso l'anno scorso, e quindi insomma vedremo di confrontarci su questo. Poi però nella seconda parte, anzi scusami, parentesi, nella prima parte ancora c'è un'altra cosa, perché la nostra Angela Sciuto ieri cosa ha fatto? Sì, ieri in occasione del gol della solidarietà che si è tenuto al Massimino ho avuto il piacere di chiedere un po' il parere su quello che è stato il campionato dell'anno scorso e su quello che dovrà essere il campionato futuro del Catania a un uomo che a Catania conosciamo bene, ovvero Gianni Di Marzio. Sì, sì, grande allenatore della promozione. Mister Di Marzio portò il Catania all'ultima, eccettuata quella insomma che poi si è vissuta 9 anni fa. Tra l'altro è una persona simpaticissima. Sì, diciamo che è stato poi anche molto schietto in quelli che sì. sono stati gli errori e in cosa bisognerà puntare l'anno prossimo. Un uomo quindi di categoria giornata, che... Fammi capire, ieri giornata di solidarietà, di sole, sì. di grande simpatia allo stadio. Infatti anche il naso bruciato. Sì, esatto, infatti oggi ho i resti di reduce di ieri. Sono bruciata il nasino, la fronte. Ma io ti dicevo, però tu sei andata a lavorare, no? Certo. Non hai. Non, il sole in dove questo vuoi caso, arrivare? Il sole in questo caso non ti ha fermato. Se tu devi fare. Devi no, lavorare, certo. lavori. Se devo lavorare, si lavora. Così l'ho fatto e vi ho portato oggi. Gianni l'intervista che manderemo. Vabbè, giustamente, insomma, era un personaggio che meritava attenzione. Sì, diciamo, era anche colui che forse fra tutti quanti, non a caso indicato lui, che potesse un po' darmi le risposte che gli chiedevo. Anche perché è stato l'ultimo anche a vivere quello che è il trauma della recessione. Anche se poi quella è stata un'annata un po' complicata, ci furono anche in quel sì, caso gli avvicendamenti, sì, eccetera, sì, eccetera. Sì. Però, insomma, i problemi sicuramente non erano gli stessi. No, il calcio no. era molto diverso. No, e tra l'altro un solo anno di Serie A contro gli 8 di questa volta non possono essere sicuramente paragonati. Assolutamente, va bene. Poi abbiamo comunque la seconda ora dove affronteremo anche altri argomenti. Sì. Abbiamo altri sport. Oggi no? tratteremo appunto anche uno sport di cui si parla raramente, ma che è comunque protagonista anche nello sport siciliano e soprattutto catanese. Sì. Anche in questo caso avremo un ospite telefonico già molto noto ai microfoni di Radio Fantastica, e quindi anche oggi spazio oltre al Catania ma anche ad altri sport. Parleremo di un altro scudetto sconosciuto ai esatto, più. Ai catanesi, ma che in realtà Catania colleziona scudetti sotto tantissime discipline, però sì, pallanuoto, beach, insomma tante cose, sì. tanti sport. Abbiamo parlato di quello del appunto abbiamo parlato. Vabbè, lo possiamo dire allora di che sport parleremo, sì, perché dai, alla fine sì. parleremo di hockey, perché proprio il CUS Catania esatto, caso, la sì. settimana scorsa ha vinto il suo scudetto. Ed è giusto dare spazio naturalmente anche a questo sport. Prima di andare in pausa ovviamente ricordo come mettersi in contatto con sì. noi, sia su Facebook alla pagina A Proposito Di, oppure scriveteci al 346 87 24 877. Va bene, noi ci andiamo in pausa e poi iniziamo con la puntata, entriamo nel vivo tra poco. A proposito di sport, 14:23 Radio Fantastica, A Proposito Di, l'avevamo annunciato qualche minuto fa, abbiamo il piacere di avere in diretta telefonica con noi Marco Belinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, con cui avremo modo di parlare adesso di calcio, business e soprattutto Catania. Buon pomeriggio Marco. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, entriamo subito a gamba tesa sull'argomento che più ci interessa. La retrocessione del Catania, se ne sta parlando parecchio, si sta facendo un gran discutere su questa efficacia del paracadute, 12 milioni e mezzo che il Catania riceverà a settembre. Quanto il paracadute può aiutare e quanto invece serve invece solo ed esclusivamente come salvagente per una retrocessione che è un tra virgolette bagno di sangue economico? Sai, purtroppo le risorse del calcio italiano sono quelle che sono, insomma, e quindi bisogna fare di necessità virtù. Per questo
paracadute è stato aumentato da un paio d'anni a 30 milioni complessivi, che vengono distribuiti sulla base dell'anzianità che ha la squadra in Serie A, che aveva in Serie A. E nel caso del Catania, come ricordavi giustamente, tradurrà tutto questo in un assegno di 12 milioni e mezzo, che certamente non mette a posto i bilanci del club, non lo mette al riparo da un bagno di sangue, nel senso che una squadra come il Catania, pensiamo soltanto ai diritti TV, ottiene, stando in Serie A, almeno 25 milioni all'anno, a stagione. Quindi ci rendiamo conto che i 12 milioni e mezzo sono appunto appena la metà, per non parlare poi dei soldi che vengono a mancare con le sponsorizzazioni, che la minore visibilità della Serie B diciamo comporta, anche in questo caso una forte riduzione dei ricavi. Quindi si determina per le squadre che vanno in Serie B la necessità di sopravvivere, diciamo, a quella che è una situazione contrattuale molto onerosa, nel senso che poi in Serie B comunque molto spesso si hanno contratti lunghi fatti con i giocatori, e quindi gli stipendi non sono da Serie B ma da Serie A, per cui c'è soltanto una via d'uscita, e il Palermo di quest'anno lo dimostra, cioè quello di tornare subito nella massima serie, altrimenti se la proprietà non è in grado di garantire, staccando assegni multimilionari, la sopravvivenza del club, si rischia davvero di avvitarsi in una spirale negativa, e ci sono stati in passato molti casi di squadre che poi dalla sono finiti direttamente in Lega Pro, o addirittura poi sono fallite. Chiaramente ci auguriamo tutti che non sia il caso del Catania, ma la situazione, ecco, è questa. Tanto per fare un confronto, la Premier prevede un paracadute analogo per le squadre che alla massima serie scendono in Serie B. Questo paracadute è di 70 milioni di euro, quindi ogni squadra, e viene spalmato su 4 anni, quindi offre, diciamo, delle garanzie maggiori, e offre la possibilità di come dire, riprogrammare con calma la risalita in Serie A. In Italia non puoi riprogrammare, devi tornare subito su. Correggimi se sbaglio questa affermazione, è impensabile programmare o pensare di retrocedere per aggiustare i propri conti economici col paracadute? Assolutamente no, io non so come si possa immaginare una cosa del genere, e è bastato quel affronto, no, che facevo prima, tra i soldi che ti garantisce ogni anno di permanenza in A solo grazie ai diritti TV, e per una squadra come il Catania parliamo di almeno 25 milioni, ma si può salire tranquillamente a 30-33 sulla base di una serie poi di parametri del risultato finale che si ottiene in campionato. Quindi quasi 30 milioni all'anno, il paracadute invece ne garantisce, ripeto, nella migliore delle ipotesi 15, è soltanto per una stagione. E a fronte di questo tu hai comunque dei contratti pluriennali che hai fatto con i giocatori, contratti che sono stati fatti in Serie A e che quindi sono con i livelli della Serie A, che si devono continuare a onorare, ovviamente, anche se tu vai in Serie B. Oggi è vero che molti contratti prevedono delle ipotesi in cui c'è una riduzione dell'ingaggio in caso di retrocessione, però i giocatori più importanti, quelli che hanno i stipendi maggiori, non accettano chiaramente il rischio di subire un taglio allo stipendio in caso di retrocessione, e quindi quegli stipendi alti tu devi continuare a pagarle anche se sei in Serie B. Quindi credo che sarebbe una forma di suicidio, insomma, programmare una discesa in Serie B, e sicuramente non lo si farebbe per ragioni economiche. Perfetto, anche perché poi, come hai detto tu, è importantissimo riuscire a tornare subito in Serie A, quindi non onorare quei contratti importanti, i giocatori importanti, ti porterebbe in quella spirale che ti porta sempre più giù. Invece adesso vorremmo introdurre il discorso stadi. Sì, ma Marco, perché insomma il progetto del Catania è già pronto, è già stato presentato ed è pronto per partire. Ecco, volevo che magari tu facessi anche un po' di chiarezza sul discorso stadi e sul discorso associato alla Serie B, perché è stato stanziato un importante incentivo anche per le squadre di Serie B per la costruzione dello stadio.
Sì, diciamo che c'è un progetto molto importante che ha fatto la Lega di Serie B, di cui potrà beneficiare ovviamente anche il Catania nella prossima stagione con Bifutura. Sì. C'è questa convenzione siglata con l'Istituto del Credito Sportivo che permetterà di accedere a dei finanziamenti a tassi agevolati che potranno coprire fino al 50% dell'opera. In ogni caso, diciamo, il Catania, ora a prescindere dalla retrocessione, credo che abbia bene in mente il programma di miglioramento, ecco, delle proprie infrastrutture. Il centro sportivo del Catania è tra i migliori in Italia, di questo va dato atto a Polvirenti, e credo che anche il progetto stadio possa rispondere, diciamo, a un'esigenza di miglioramento di quella che è la gestione del club. Mi risulta anche che ci sia in essere anche tutta una serie di colloqui con importanti società specializzate, per esempio, nella valorizzazione del marchio, nella internazionalizzazione del brand. Sono concetti che non dobbiamo più pensare associati soltanto ai grandi club, ma anche squadre che hanno una tradizione, una storia, tanti tifosi nel mondo come il Catania devono ormai entrare nell'ottica che la società di calcio è un'azienda e come tale va gestita, e quindi anche il marchio deve essere, certo, valorizzato. Vanno prese iniziative in questa direzione, e mi risulta appunto che il Catania lo stia facendo, e questo è un bel modo, ecco, per ammortizzare anche i costi e i danni della retrocessione che indubbiamente ci sono. Sì, appunto, perché poi andando a vedere un po' quello che rende il Catania all'avanguardia, il centro sportivo, che è un passo verso l'Europa, verso lo standard europeo, ma lo standard europeo vede anche l'importanza, la centralità non solo dello stadio, ma di tutti quei comparti dell'azienda calcistica che riguardano l'interazione col pubblico, tra i quali c'è naturalmente anche il marketing, ma anche il merchandising. Quindi anche sotto questo punto di vista ci puoi parlare di come il marketing e il merchandising dovrebbero andare insieme, quindi coniugarsi dall'interno del progetto stadio, perché uno dei punti di forza del calcio inglese, del calcio spagnolo, del calcio tedesco è, sì, sì, il business legato all'evento sportivo, e soprattutto vedere intanto gli stadi pieni e poi pieni di tifosi con le maglie originali, non come accade in Italia, dove l'80% delle maglie, insomma, si sa che non sono esattamente originali. Sì, quello della contraffazione è un problema serio, naturalmente, per tutti i club italiani, che si sta affrontando anche forse con strumenti normativi non adeguati, non all'altezza, ecco, della diffusione purtroppo di questo fenomeno illegale. Detto questo, per arrivare a rispondere più nel merito delle vostre domande, ecco, io faccio sempre questo esempio per cui una parte importante dei ricavi da stadio deriva non tanto, diciamo, dalla biglietteria, quindi dagli abbonamenti o dai biglietti venduti ai singoli tifosi, ma da tutte quelle aree, diciamo, corporate, dai famosi skybox, che sono queste, diciamo, parti dello stadio con, diciamo, le classiche poltroncine, con le vetrate, con magari un servizio di catering e ristorazione dedicato, che vengono affittati per l'intera stagione a delle aziende, sì, o a dei professionisti, e che vengono utilizzati da quelle aziende, da quei professionisti, non solo nelle due ore della partita, ma magari per tutto l'anno, per esempio per fare riunioni d'affari, certo, allo stadio. Ecco, lo stadio deve diventare un luogo sfruttato 24 ore su 24, se possibile, e comunque tutta la settimana e 365 giorni all'anno. Per esempio, ci sono degli stadi inglesi, io ne ho visitato uno poco tempo fa, lo stadio del Brighton, quindi una squadra di Serie B, sì, che ha nella parte delle tribune delle zone in cui sui tre livelli in cui si organizzano mostre, in cui c'è ristorazione, in cui addirittura si organizzano matrimoni.
sembra strano, ma ci sono tifosi e la squadra che si sposano e fanno il banchetto allo stadio con queste vetrate che danno il terreno di gioco, che è un luogo particolare, in modo particolare di sfruttare lo stadio, ma anche certo, quello fa business, anche quello fa entrate. Ecco, il calcio italiano, che ha tantissimo da offrire da questo punto di vista, deve però adeguare le proprie strutture, certo, e entrare in quest'ottica, cioè che in una società ci vogliono figure manageriali capaci di far fruttare ogni singolo aspetto e dello stadio e dell'attività, dell'attività commerciale. Marco, ho fatto un piccolo esempio, se ne potrebbero fare tanti, insomma, ma spero che sia giunto chiaro. No, assolutamente sì. Marco, ti facciamo l'ultima domanda e poi ti ringraziamo naturalmente per la tua disponibilità. Per quanto riguarda i bilanci, no, sappiamo che il Catania ha sempre chiuso il bilancio in attivo nelle ultime stagioni, è stato un modello, no, per quanto riguarda la Serie A. Ecco, l'ultimo bilancio ha presentato comunque sempre un attivo, però meno pronunciato rispetto a quelli passati. Cosa ci dobbiamo aspettare invece dal bilancio di fine anno questa volta? Beh, credo che si manterrà abbastanza in equilibrio e diciamo la campagna acquisti dell'ultima stagione credo che non sia stata caratterizzata, ecco, da un surplus di spese, quindi mi aspetto un bilancio ancora inutile, sì, cosa che non sarà ovviamente per le ragioni che abbiamo spiegato il bilancio della prossima stagione, però io ritengo appunto che Pulvirenti, quanto riguarda la gestione Catania, vada assolutamente apprezzato, ha fatto molto bene mantenendo sempre bilanci inutili, così come ha fatto il Napoli, sono esempi, insomma, di società del sud, mi piace rimarcarlo, insomma, che possono insegnare come stare bene in Serie A. Il Catania è stato bene per tanti anni e possa essere fatto anche non spendendo cifre enormi e non mandando sistematicamente in rosso i bilanci, così come invece fanno altri club con maggiori risorse. È chiaro che in questo momento i tifosi del Catania sono delusi, sono amareggiati, ma l'esempio dei cugini del Palermo può essere un esempio, come dire, confortante, sì, rispetto, cioè, a una piazza che è saputo subito tornare in Serie A e che soprattutto magari deve approfittare di questa stagione in cadetteria per associare alla ripartenza sul piano sportivo anche l'avvio di tanti progetti o il consolidamento di tanti progetti sul piano infrastrutturale e magari per lo sviluppo dell'area commerciale, per far sì che poi, tornati in Serie A, si abbiano le risorse sufficienti per acquistare, diciamo, giocatori di categoria capaci di permettere alla squadra di restare nella massima serie per più tempo possibile. In pochissime parole ha espresso esattamente quello che deve essere il piano per il futuro del Catania. Con queste parole, Marco, noi ti ringraziamo veramente tantissimo perché hai dato anche questa volta, come del resto ci aspettavamo, un parere importante sia dal punto di vista strettamente economico che per quello che riguarda la progettualità. A nome di tutta la redazione di A Proposito di, noi ti ringraziamo e speriamo di averti ancora presto a parlare di Catania con noi. Bene, vi ringrazio io e ci diamo un arrivederci allora alla prossima occasione. A proposito di sport, e rientriamo con a proposito di chiarezza. Serie B, chiarezza. Retrocessione, paracadute, stadio, di business a proposito. Business. Insomma, cioè, parole chiare. Andiamo sui collegamenti extracampo. Ma non parliamo più di tattica, tecnica, ma proprio parliamo Stiamo spaziando. Denaro. Parliamo di denaro. Sì, ma se ne è parlato probabilmente perché se n'era parlato anche tanto e in maniera un errata, po' superficiale, sì, badando da dei calcoli un po' così, fatti con un po' sottrazioni, approssimativi, che non sottrazioni, dicevano poi la vera realtà, no, sì, Angela? Motivo per cui quando parla un giornalista che scrive sul Sole 24 Ore di calcio business, esperto di economia, e ti dice chiaro e tondo che la retrocessione in Serie B è impensabilmente programmata, è un bagno di sangue economico, e al Catania, se varrà 12 milioni e mezzo di paracadute, ne costerà
25 30 fino a 33 ha detto, quindi, milioni. Anche perché, per cui un'esposizione parlando solo ed esclusivamente per quello che riguarda i diritti televisivi, sì, solo per i diritti televisivi, un calo nell'attivo di bilancio di 12 milioni e mezzo. In più da questi qua da sottrarre tutte quelle che saranno le voci in meno per quello che riguarda il marketing, il merchandising, eccetera eccetera. Quindi, anche perché, Marco, tra l'altro, con il presidente della Lega Serie B a Bodi avevamo parlato di diritti TV e lui diceva che la Serie B prevede un sesto. Dei diritti che invece ti dà Catania, la Serie A. Il Catania l'anno prossimo guadagnerà massimo diciamo 6 conto. Milioni massimo. Perché su 25 della Serie A un sesto mi sembra che sia, no, forse meno di 6 milioni. Sì, vanno, oscillano tra, perché c'è una ripartizione particolare per quello che riguarda i diritti televisivi in Serie B, vengono assegnati in parte in maniera uguale, poi c'è una parte variabile, società, quindi a seconda della classifica e della storia della società altri parametri, c'è un minimo surplus rispetto comunque, alle altre. Contiamo 5-6 milioni, non di più. Considerato che ne avrebbe presi 30, insomma, esatto, penso che non siano, le proporzioni sono quelle, parlano. Chiaro. Parlano da sole perché appunto sono cifre che non sono neanche paragonabili. Assolutamente. Poi per quanto riguarda lo stadio ha fatto anche ulteriore chiarezza Marco, perché ha parlato di questa, come possiamo dire, non dico convenzione, ma come possiamo dire, per quanto riguarda le squadre retrocesse, sono dei finanziamenti. Ecco, questi finanziamenti al 50% riguardo l'opera che verrà fatta dalla società, che riguardano le squadre di Serie B sicuramente, e tra l'altro anche altre squadre, ma riguardano anche progetto, sia le squadre di Serie A che le squadre di Serie C che sono transitate dalla Serie B. Ora, poi c'è da fare una precisazione su questo punto, perché allora potrebbe anche significare, vabbè, il Catania così coglie l'opportunità per fare lo stadio. Allora, fermi tutti. La società che elargisce questi fondi e che ha stipulato la convenzione col credito sportivo è Bifutura. Esatto. Bifutura non ha nulla a che fare dal punto di vista federale, no, della Costituzione, con la Lega Serie B, che invece è l'ente che controlla al 100% una società esterna. Comunque, a queste società possono sicuramente accedere sotto pagamento le società di Serie B che ne sono interessate e quelle che nel passato sono state in Serie B adesso si trovano in C o in A, che hanno appunto interesse a ad accedere a questi fondi. Sì. Però non c'è una postilla, un cavillo che vieta a una società di Serie A che non appartiene alla Lega di Serie B di inoltrare domanda. Nel momento in cui viene inoltrata domanda potrebbe assolutamente essere presa in considerazione. Quindi continuiamo a aggiungere un tassello per quello che riguarda le tante chiacchiere che sono state dette sulla possibilità che il Catania pensasse anche lontanamente a una progettualità che contemplasse la Serie B. Chiarissimo. La Serie B è uno scivolone, un errore sicuramente figlio di tantissimi errori dai quali bisognerà prendere esempi, che non si dovranno mai più ripetere. Certo. Perché, come ha detto poi lo stesso Belinazzo, la Serie B è un rischio. Tu puoi permetterti come società al massimo un anno di Serie B. Al secondo anno paracadute, se no, non esiste più. Esatto. E senza quei 12 milioni è finito. Non, cioè, è come l'Inghilterra, è 20 non è come volte l'Inghilterra. Più difficile risalire, perché devi ridimensionare tutti quelli che sono i tuoi Marco, ingaggi dei giocatori. Non è come l'Inghilterra, dove invece lo ha detto lo stesso Bellinazzo, vengono dati anche 70 milioni di euro, ma vengono spalmati nell'arco di 4 anni. E questo ti incide sul discorso giocatori, perché tu per un anno con questi 12 milioni di euro riesci a tenere i giocatori anche a quelle cifre importanti, però dopo due anni non puoi più. Non si ferma perché più. Va bene. Si è capito? Però l'argomento è in effetti è molto interessante. Angela, ricordiamo anche le coordinate, dai, così poi ce ne andiamo in pausa pubblicitaria. Sì, ricordiamo appunto il numero al quale potete scriverci via SMS tramite WhatsApp al 346-87-24-877 o su Facebook alla pagina A Proposito Di. Noi andiamo in pausa. A proposito di sport. In ottemperanza delle... Questi sono i Capital Cities, o no? O forse sono i Kangaroo Court e Capital Cities. Ma fa un po' tu comunque, dai, da qualche parte invertito. Una e l'altra. Tra l'altro,
Tra l'altro c'è un video un po' particolare di questo, di questa canzone. E voi non lo conoscete, quindi di che parlo? Sì, noi siamo sempre in radio, non guardiamo il video. Tu invece che vieni in spazio, vai anche in televisione. Così, in modo, ma se lavoriamo in una radio, ma se lavoriamo in una radio anche di musica dobbiamo capirne, no? Che dite voi? Ci sta insultando in maniera velata perché non ne capiamo nulla. Hai capito? È una mazza. Va bene, va bene. Non si possono dire anche le brutte parole. No, in radio. Non è una brutta parola. Era il cognome di una nota modella argentina. Esatto, tu di modella te ne intendi. Sì, sì. Il tuo telefono, Angela, me lo puoi prestare un attimo così? Aspetta che chiamo Giuseppe Castiglia. No, dovete sapere. Spiega. Sì, ci leggi il messaggio poi un magari. Un aneddoto troppo simpatico. A un certo punto arriva in radio un SMS, io contenta, dico leggo. Interagiscono con noi. Sì, dico, lo leggo. Invece... a un certo punto incomincio a leggere. Lo sapevo che prima o poi sarebbe successo. E lei pensa alla retrocessione del Catania. No, mi puttai il telefono di Angela, firmato Giuseppe Castiglia. Allora, dovete sapere che all'inizio di ogni trasmissione io e Giuseppe Castiglia con i ragazzi ci diamo il cambio. E la mia postazione è quella che poco prima in questo caso il passaggio del testimone. Ogni volta è stato il passaggio del telefono. Ogni puntata lui tassativamente prende il mio cellulare, si accorge che è il mio e me lo riposa. Ogni tanto dice prima o poi mi porterò il cellulare, oggi è successo. Il problema si potrebbe risolvere, magari cambiare la cover diversa, un colore diverso. Sì, lui la potrebbe mettere diversa. Ah, la deve cambiare lui, vedi? Certo, no? Insomma, comunque capisco che ormai è una VIP. Io capisco che ormai è una VIP. La gente la ferma per strada. Che dà consigli a Cecilia Rodriguez. A Cecilia Rodriguez. Insomma, voglio dire, voi due, cioè, no, comunque tant'è. Domani possiamo annunciare che alla Catalla sarà in versione special. Il tema del giorno sarà la rubrica telefonica di messaggi del telefono di Angela Asciuto. Sì, tutti domani alla Catalla sicuramente ci sarà. Com'è che ogni giorno Peppe sceglie un argomento? Sicuramente domani tratterà qualcosa di quello. Domani è tutta la tua messaggistica. Tutta la tua messaggistica. Minimo, mi sembra. Hai capito a cosa serve il tasso di autodistruzione dei cellulari? Sì, ho capito, però in questo caso dovevo distruggerlo prima, non ho avuto il tempo visto che se l'ha portato così. E quindi così. Ormai tutti i messaggi saranno svelati. Tra l'altro stavamo parlando anche di sport. Sì, Marco, magari ci siamo dissociati. Sì, no. Tra l'altro poi abbasso gli occhi e leggo di fronte a me la maglietta di Daniele. Si legge ancora? Purtroppo è stata lavata e niente, si è perso. Legge soprattutto per chi conosce il... Cosa c'è scritto? Legge. Il valdostano. Legge, che sì. Lo puoi dire, non è una brutta parola. Sì, ci sono quattro faccine di Pac-Man e sotto c'è scritto Team Mucchi 4. Ho detto pure bene? È carina, sì, no? Sì, pronuncia... Perfetto. 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 Poi non conosci i maestri della grande musica siciliana, però questo è un altro discorso. Veramente simpatico, poi ci viene soprattutto. Perché noi avremo un'intervista importante che Angela ha raccolto alla manifestazione di Benedetto. Solo che dite la verità, mi avete rimproverato. Come detto, c'è Brigantoni e non ci hai fatto l'intervista su Brigantoni. Ma ovvio, ovvio. L'inno del Catania. La prossima volta. Mi fai compagnia, esatto, bravi, ci avete capito. E ti spieghiamo chi è quel signore. Non c'è bisogno che mi spieghi chi è. Lo lavorate sai. come ho lavorato io ieri. Okay. Quale canzoni conosci di Brigantoni? L'ho detto prima, però dai. Si sta ribellando. Ne ho detta una prima fuori onda, quindi non mi mettere in difficoltà. S'affronta, Caruso. Sì, s'affronta. Dilla tu quale che conosco. No, io quella che conosci non so, ti posso fare proprio quella non la, no, proprio quella ecco, non allora la dire. Perché lascia la dovreste far dire a me? Lasciamo perdere, chiudiamo. Comunque, qua. Diciamo solo e chiudiamola qua che io preferisco Mi stuppa in Afanta alla canzone degli Europe, basta. Vabbè, quello tutti, senza dubbio. Che sarebbe The Final Countdown. Assolutamente, comunque. Ma tra l'altro lo sai che una volta l'ho sentita anche in un luogo molto, molto lontano da Catania. Sicuramente. È partito all'inizio di questa canzone. Cioè, tu pensavi, io ho pensato, Europe, che bello! Ecco, Europe. Invece no, poi è partita ed era quella. E io felice, raggiante. Va bene. Non ne avete voglia. Momento. No, ora ci fermiamo perché è finita la prima ora. A proposito di. Inutile che ridete sparetto. Perché oggi non ne avete intenzione, forse, non lo so. Non ne abbiamo al massimo, non ti tirare fuori. Ecco, non ne abbiamo. Va bene. Allora ci fermiamo, torniamo nella seconda ora con l'intervista tanto annunciata di Angela Asciuto con Gianni Di Marzio. Ah, non e ha Brigantoni? No, purtroppo non l'ha fatta. Purtroppo niente. Non, l'abbiamo rimproverata, ma nulla. Vabbè. E poi mi chiudo i microfoni. E poi ti chiudo io i microfoni. No, ce l'ho io. Li chiudo io. E poi OK su Prato con un altro collegamento telefonico. A tra poco. Oggi siamo un po'.
Non ne avete un po' voglio. Così. No, va bene. Questo Marco era prima Eros non parlava. Mazzotti. Aspetta, sì. Stavo annunciando una canzone. Non me lo. Tu prima. Io prima cosa? Niente, vai. Va bene. Basta, ormai è andata la canzone. Quindi niente. Mamma mia. Marco. Ragazzi. Come va? Tutto bene? Va bene. Insomma, va bene. Dimmi. C'è un po' il punto della situazione di quello che abbiamo. Sì, se non ridete, se ce la facciamo, sì, volendo sarebbe anche bello. Abbiamo bello, trattato il discorso. Come l'hai detto? Come l'ho detto, bello. Serietà. Niente, allora, serietà. Abbiamo trattato con Marco Bignazzo il discorso del punto, dal punto di vista economico, quello che significherà la retrocessione per il Catania, e ci ha anche preannunciato quelli che poi saranno gli impatti a bilancio, non in questo, nel prossimo bilancio che verrà pubblicato, perché sarà quello relativo a questa stagione, ma quindi quello che leggeremo tra 2 anni, e che probabilmente potrà contemplare una significativa riduzione dell'utile. Poi abbiamo chiarito una volta per tutte come la retrocessione è sotto tutti i punti di vista un bagno di sangue economico, quindi è impensabile che una società rimanga allucinata dai 12,5 milioni, perché ne perde più del doppio per quello che riguarda tutte le altre voci. Poi abbiamo disquisito anche per quello che riguarda gli stadi. E abbiamo anche Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, ha chiarito come il progetto Bifutura possa essere un'occasione importante per il Catania, e aggiungiamo noi che comunque non è un'iniziativa riservata solo ed esclusivamente alle squadre di Serie B, certo. ma è anche riservata a quelle squadre che hanno già partecipato alla Serie B e si trovano in C o in A, Serie A, e comunque non vi è alcuna clausola che impedisce a una squadra di Serie A di far domanda per entrare in questo progetto, posto che comunque questo progetto prevede 100.000 posti, giusto? E quindi un massimo di 6-7 stadi con delle determinate, con determinati parametri, che sono un tetto, Marco, massimo di 25, che è proprio esattamente quello che può interessare al Catania. No, ma tra l'altro parlato prima. Sul discorso stadi c'è anche un altro aspetto da analizzare. Il fatto è che comunque in Serie A molte hanno il progetto dello stadio. C'è la Roma che ha il progetto pronto, c'è il Milan che ha il progetto pronto, c'è l'Inter. Però sono gli stadi molto più capienti rispetto a quelli che sono bravo, i progetti di Bifutura. Bravo, quindi non sono. E infatti voglio dire questo, in Serie A comunque hai maggiori introiti, perché hai gli introiti delle televisioni, hai gli introiti ovviamente anche del blasone che le squadre hanno, quindi credo che poi sia facilitato la costruzione del nuovo stadio. In Serie B magari sono società che hanno molti meno introiti, e quindi credo che anche Bifutura voglia incentivare perfetto, le squadre. Perché si scopre dai modelli esteri che le voci a bilancio più importanti per delle realtà che non possono affidarsi sui diritti televisivi sono i ricavi da stadio. Infatti ha fatto l'esempio del Brighton, che è una squadra di seconda divisione, perfetto, che poi però vive grazie agli introiti dello stadio, grazie ai ristoranti, ai bar, appunto, alle pizzerie che ci sono all'interno dello stadio. E da Bodi martedì cosa ci ha detto? Ci ha detto appunto che gli stadi pieni sono importantissimi. Ragazzi, io a marzo sono stato in uno stadio inglese. Ah, ma stadio... anche ora sarà... No, ma per dirti, lo stadio del Fulham, vedere una partita minore, Fulham ultimo in classifica, lo stadio era pieno. Pieno, stracolmo. È una cosa che a Catania purtroppo, ma non solo a Catania, in tutta Italia non esiste, perché siamo sempre legati ai risultati, perché se la squadra va male il pubblico non va allo stadio. Il problema è che adesso la squadra va male anche perché non ci sono delle infrastrutture che ti permettono di ottenere degli utili, che ti mettono nelle condizioni di andare a prendere il giocatore importante. Ma infatti dovresti farlo crescere. C'è anche la corrente di pensiero di chi dice facciamo lo stadio e vedrete che quando ci sarà lo stadio anche nuovo, confortevole, bello e tutto, lo stadio sarà pieno anche in partite magari minori. È una corrente di pensiero in Italia, ma all'estero è una all'estero realtà comprovata, certo. Perché non si spiega in altra maniera come la Germania, che 14 anni fa era quinta nel ranking UEFA, oggi si ritrovi seconda, come la Spagna che era anni luce indietro, certo, all'Italia adesso si trovi prima. Non è semplicemente il fatto che è spuntato Messi e ha illuminato il calcio spagnolo. In Germania il calcio non spagnolo. C'è Messi, in Spagna sì, ma in Germania no. In Germania è stato fatto un discorso pluriennale per cui si è dato spazio ai giovani, però si è potenziato il vivaio, sono costruiti gli stadi col mondiale e hanno anche fatto una regola molto semplice per quello che riguarda la nazionale.
quando è iniziato questo ciclo di nazionale, hanno detto chiaro e tondo: noi puntiamo sui giovani sin dalla nazionale maggiore. Certo. Neuer ha iniziato a fare il portiere titolare della nazionale maggiore tedesca quando era più o meno un bambino. Certo. E sì, sì. Alla sua stessa età c'era il portiere dell'under 21 italiano. Vabbè, poi quello è anche un altro discorso sui giovani. Poi ce ne andiamo su un altro percorso che è giustissimo. Lo abbiamo affrontato anche la settimana scorsa con Nunzio Currenti. Però diciamo che adesso diciamo che siamo... il calcio sta andando, il calcio italiano, esatto, sta andando esattamente all'opposto di dove sta andando il calcio moderno, esatto, il calcio, esatto, che in questo momento raccoglie risultati. Poi ci sono tutti, infatti, i vari problemi che sappiamo, insomma, recenti di scontri e roba varia che è lì, sono altri. Vabbè, quelli sono ancora problemi nati che sono emersi col tempo e non sono mai stati risolti. È impensabile immaginare che li possa risolvere il tempo, no, no, o no, la luce divina. Cioè, qua ci vogliono... Ma poi vengono sempre fuori, però ti voglio dire, certo, questo. È inutile, se le metti sotto il tappeto, poi prima o poi. Puoi fare tutte le tessere del tifoso che vuoi, poi alla fine i problemi vengono fuori. Va bene, vogliamo ascoltare questa intervista a Angelo Asciuto? Sì, ascoltiamo questa intervista e così poi dopo commentiamo un po' quello che ci ha detto Gianni Di Marzio. A proposito di sport, mister Di Marzio, proviamo a fare un po' una considerazione su quello che è stato un po' il campionato del calcio Catania. Mi dica un po' quelle che sono state le sue impressioni. Ma secondo me sono quelle annate che nascono male e finiscono peggio. Anche stavolta non è che si è finito peggio, perché le ultime partite almeno si è salvata la dignità. Il problema è che inizialmente la squadra era, secondo me, già all'anno scorso, quando aveva fatto un eccellente campionato, quindi ha iniziato il campionato con molta superficialità. Poi piano piano un infortunio, due infortuni, qualcuno ha giocato con molta sufficienza e quindi chiaramente i risultati negativi, ho cominciato un po' di preoccupazione, di paura, un po' di panico. Poi con il cambio dell'allenatore, sono quelle situazioni che anche se uno vuole stringere i denti, vuole rimboccarsi le maniche, difficilmente riesce a rimontare. Però secondo me è stato un campionato, a mio avviso, buttato, perché si poteva fare molto di più, si poteva fare più, secondo me, più quadrato nell'ambito proprio come del gruppo, tentare di prendere qualche alternativa a Berghessi a gennaio, che non è stato possibile. Quindi praticamente adesso bisogna pensare solo al futuro, perché se uno piange e tira fuori le lacrime su quello che è successo quest'anno, deve fare da insegnamento gli errori. Con gli errori fatti si valuta e si ricomincia da capo. Esatto. Cosa pensa della riconferma di Pellegrino e come secondo lei il Catania dovrà approcciarsi al campionato di Serie B dell'anno prossimo? Ma io di campionati Serie B ne ho vinti diversi, non è che ho vinto solamente qui a Catania. Il campionato di Serie B è un campionato particolare dove si corre, si lotta, ci vuole gente che abbia motivazione, gente che non abbia la pancia piena, perché con la pancia piena non si vince niente. L'allenatore Pellegrini mi sembra una persona molto seria, un grande professionista, e quindi penso che senz'altro si può far bene. Poi lui è giovane, pertanto ha idee moderne. Dipende dai giocatori che si comprano, da quelli che saranno riconfermati, perché molti hanno i contratti lunghi, quindi sarà difficile riuscire a far andare via. Però ripeto, è un campionato che non è facile e non sta scritto da nessuna parte che si parte e si vince. Questo assolutamente è bene che lo si toglie dalla testa. Bisogna lottare, è un campionato molto lungo e molto difficile pure. Leto può fare la differenza in Serie B? Prego? Leto può fare la differenza in Serie B? Guardi, Leto può fare differenza da tutte le parti, ma non basta solo Leto. Ripeto, lì ci vuole un'organizzazione di squadra, giocatori che marcano, giocatori che corrono, giocatori che lottano, attaccanti che fanno gol. Ci vogliono due punte che la buttano dentro, perché le squadre che vengono cambiate in Serie B ci vogliono gli attaccanti che fanno gol, è inutile nascondere. Basta guardare quelli di quest'anno e quelli degli anni precedenti, statisticamente è stato sempre così. Poi io i campionati che ho vinto li ho vinti sempre. 000 311. Fantastica. A proposito di sport, ancora in diretta dal Parco Commerciale Le Zagare, questa è A Proposito di, seconda ora di puntata. E allora, abbiamo ascoltato poco fa le parole di Gianni Di Marzio da parte della nostra... allenatore del Catania, della storica promozione e poi anche la non troppo storica, però nel senso
nel senso del palmarès del termine, ci sta anche retrocessione immediatamente l'anno successivo a quella che fu l'epopea del Catania in Serie B, culminata con 40.000, quanti erano? 40, esatto. 40, 45 di Roma. Secondo la questura, no, erano molti meno. Secondo i Catania, fare secondo... battute, dai. Sì, appunto, ha parlato da uomo, di grande appunto esperienza, soprattutto di conoscenza della Serie B, legata al Catania e legata alla Serie B. Ha parlato appunto di un campionato buttato, quello ormai appena concluso. Appunto dice: gli errori sono stati tanti, però da questo bisogna sicuramente ripartire e cercare di fare meglio. Sicuramente un errore principale che ormai ci portiamo dietro da mesi è stato, dice, non aver preso il sostituto di Berghessio, però guardando appunto al futuro dice: il campionato di Serie B è lungo, richiede un grande dispendio di energie e quindi bisogna correre, lottare sin dall'inizio, sì, fino alla fine. Comunque dice: bisogna avere in rosa gente che abbia fame, perché se non, sì, hai voglia di vincere, dice, non si va da nessuna parte. Quindi questo credo sia un po' la chiave fondamentale. Prima parte era, rispecchia anche quello che ci ha detto il presidente della Lega Serie B, Abodi, quando ha parlato, quando ci ha dato a suo modo il consiglio, no, alla Catania di Pulvirenti, ha tenuto a precisare le complessità del campionato di Serie B, un campionato che, riprendendo un virgolettato del presidente Abodi, dove ci sono degli avversari che non regalano nulla in nessun campo, che non hanno nulla da perdere sostanzialmente, cioè ci sono squadre che magari non hanno l'obiettivo della promozione, hanno l'obiettivo della salvezza, però magari poi riescono a fare anche un po' di punti e poi se la vanno a giocare sempre. Anche perché poi l'anno prossimo credo, ragazzi, che... se guardiamo le squadre che stanno lottando adesso, con tutto rispetto, però se guardiamo le squadre che stanno lottando per i playoff, io vedo nomi che non mi sarei mai aspettato. Mai. Lo stesso a voi dice che il Trapani è una sorpresa. Il Trapani, il Latina, lo stesso Crotone, è una squadra che ha sempre fatto una B onesta. Cesena, è vero, è stato in Serie A qualche anno fa, ma comunque non aveva una rosa strutturata probabilmente per risalire. Lo stesso Bari, appunto, che il si Bari è unito per il fatto del fallimento, ma comunque anche lì non aveva una rosa per competere per la promozione, se la sta giocando. Io credo che veramente avremo qualche sorpresa nei playoff, eh? Ma sì, anche perché comunque, come abbiamo detto diverse volte, la classifica è cortissima. Esatto. Quindi ok che mancano due giornate, sì, però ancora può succedere di tutto. Diciamo che nel mezzo del campionato è successo che, sbagliando due o tre partite dalla possibilità di fare i playoff, ci si è ritrovati ad essere invischiati nei playout. Ma così il Bari all'inizio doveva salvarsi, adesso comunque è lì su a 60 punti. Sì. Un altro argomento poi che ha voluto sottolineare Di Marzio è stato quello che comunque in Serie B non ti può permettere di avere una media gol così bassa. Quindi sì, si vince segnando tanto, quindi okay, sicuramente si dovrà lavorare tanto in attacco. Nel momento in cui gli ho chiesto di Leto, mi ha risposto semplicemente che è un giocatore, non può fare la differenza e che quindi non si affida da solo, al, certo, singolo nome, ma che bisogna ovviamente allestire una squadra. Anche se quest'anno probabilmente c'è anche un esempio in controtendenza. Il Trapani sicuramente è un organico con un'amalgama molto compatta, però mancò su capocannoniere con oltre 20 gol. Credo che sia quello che ti porta poi là sopra, proprio per il discorso che diceva prima lo stesso Di Marzio. Sicuramente un giocatore non fa la differenza, però servono i gol, e quando trovi un giocatore che te ne fa 20, probabilmente quel giocatore poi un po' di differenza la fa, anche in funzione di quello che è il gioco che viene creato, esatto, attorno a lui. Esatto. Il Catania, l'ultima promozione, io credo che difficilmente l'avrebbe agguantata senza un bomber come Spinesi, che poi si è confermato anche l'anno successivo, sì, in Serie A. Sì, sì, bomber di categoria. In questo caso Leto è un lusso probabilmente per la Serie B, per il tipo di giocatore che è, però, un punto interrogativo. Però anche un punto interrogativo, perché appunto non è come uno Spinesi, che magari aveva già 3-4 campionati, no, forse anche qualcosa in più di Serie, sì, B alle spalle. Aveva il Bari, aveva... Esatto, l'Arezzo, Bari... Ma che fa ben sperare, sì, perché comunque ha chiuso Castel il Castel di Sangro, pensa, partita al Castel di Sangro, Spinesi, eh? Insomma, beh, era un giocatore
come si suol dire, scafato per la Serie B. Esatto. Quello che invece io ho scritto, ho avuto modo di scrivere anche sul discorso Leto, ho detto che sicuramente non è un giocatore di Serie B. Ora starà a lui rendere questo un problema per gli altri e non per se stesso. Sicuramente, ma ti faccio anche un altro esempio, che è quello di Hernandez del Palermo. Anche lui non era un giocatore di Serie B l'anno scorso, però si è calato abbastanza bene, insomma ha fatto un ottimo campionato, poi è stato anche fortunato, per carità. Però se si pensa che la Serie B è un campionato più facile rispetto alla Serie A si sbaglia, se si pensa invece che è un campionato diverso, allora si è sulla giusta qualcuno via. Qualcuno è confortato dal discorso, Angela, che il campionato di Serie B quest'anno, appunto proprio per il fatto che ti dicevo prima delle squadre che lottano per la zona playoff, è stato di un tasso tecnico minore. Però ripetiamo, magari il tasso tecnico di qualità è minore, però servono altre caratteristiche, se per questo allora anche la Serie A quest'anno ha avuto un tasso tecnico minore, eppure sappiamo tutti come è andata a finire. Quindi ciò vuol dire che è una comunque notizia relativa da prendere, non ci si può cullare. No, assolutissimamente, di fatto c'è comunque una squadra da costruire. A prescindere da quello che poi sarà l'andamento di tutta la categoria, ma con determinati criteri e con una determinata, soprattutto ideale, se si vuole appunto, come a quanto pare sia l'idea, risalire subito in Serie A. Certo. Come oggi ci ha detto appunto il Marco Bellinazzo, o sali subito o è difficile poi riaffrontare la Serie B. Esatto. Ecco, immaginare ad esempio il Torino che prima ha fatto 4 anni, prima di tutta la riforma che ha seguito l'insediamento di Abodi come presidente della Lega Serie A, è stato impiegato parecchio per risalire nella massima categoria, e non perché avesse un organico inferiore rispetto a quello delle altre pretendenti alla Serie A, anzi probabilmente l'aveva superiore, ma forse era proprio un organico che aveva troppo delle scorie della Serie A e pensava che in fondo con dei giocatori importanti come Rosina, come lo stesso sarebbe stato automatico risalire, era molto facile, come lo stesso Bianchi. Va bene, noi ci fermiamo con l'argomento Serie B, con l'argomento calcio anche, perché adesso dobbiamo cambiare necessariamente argomento, dobbiamo pensare all'hockey, Angela. Sì, perché esatto. Ci sono, Parleremo di hockey perché appunto, come detto prima, il CUS Catania ha vinto il tricolore, e di questo ne parleremo più tardi, cioè tra pochissimo, con una persona ospite di competenza. Sì. A tra poco. A proposito. Ed eccoci rientrati sul brano di Emma Marrone. Allora, stiamo provando a fare il collegamento. Questo è il bello anche della diretta, no, ragazzi? Sì, oggi sta succedendo un po' di tutto. Niente, va bene, dai, adesso riproveremo ad avere il nostro ospite in collegamento telefonico. Tra l'altro, insomma, non è qui in sede, ma è fuori, perciò, insomma, probabilmente c'è anche qualche problema di linea. Vabbè, diciamo di cosa vogliamo parlare, ragazzi. Vogliamo dare anche spazio. Sì, è una vittoria appunto quella dello scudetto del CUS Catania di hockey sul Prato, che riporta lo scudetto in Sicilia dopo ben 18 anni. Quindi anche questo è segno di quanto lo sport sia importante in Sicilia, ma che in realtà poi viene sconosciuto perché non viene seguito, e quindi a volte si rischia anche di non assistere, di non sapere neanche di questi grandi comunque risultati che vengono portati in Sicilia, in questo caso soprattutto a Catania. Ma noi appunto stiamo anche cercando con questo programma di far luce su quelle che sono le eccellenze nascoste non solo della città di Catania, ma anche di tutto il comprensorio. Nel recente passato, ad esempio, abbiamo parlato del Ragusa Rugby, se ti ricordi, che è stato ad un passo dallo sfiorare lo scudetto poi perso contro Schio, e questa è anche una realtà importante del basket. Abbiamo parlato, sì, e continueremo probabilmente a parlare nelle prossime puntate anche di quello che è il basket, perché intanto l'Orlandina, di cui abbiamo avuto modo di sentire il presidente, ha battuto Barcellona e adesso ha fatto un passo in avanti per quella che è la promozione nel massimo campionato. E poi, insomma, sì, tu pensa che appunto il CUS Catania Hockey l'ultima volta che vinse il campionato era il 1995, ovvero la stagione 95-96, appunto, allora il CUS si era aggiudicata il sesto campionato in 7 magici anni.
Era un bel po' di tempo che mancava questo scudetto, questo femminile, ricordiamolo ovviamente. Questo importante attestato comunque che certifica quanto una società sportiva lavori bene, nonostante come ben sappiamo a Catania le problematiche legate all'impiantistica sportiva siano davvero tante e profonde. Sì, questo poi secondo me dovremmo anche cercare, e lo faremo sicuramente, no, ragazzi, di trattare il tema un pochino meglio, no? Anche di dedicarci una puntata, perché poi sul discorso degli impianti sportivi in Sicilia c'è tanto da dire. E purtroppo c'è tanto da dire, non sono note positive, perché abbiamo diversi impianti che purtroppo sono in stato di completo abbandono, e quindi credo che anche questo un po', poi certe volte purtroppo le amministrazioni si scaricano la responsabilità, no? Poi è difficile anche andare a capire dove trovare queste responsabilità, però questo lo sappiamo, succede. Ed è un succede in Italia in generale, però in Sicilia succede troppo spesso. Succede ed è un peccato quando soprattutto società e sport come questi minori cercano di portare avanti quello che è il proprio sport, e pensa addirittura che appunto il CUS Catania mette a disposizione il proprio settore giovanile con delle squadre come appunto l'Under 21, l'Under 14 e l'Under 12. E quindi sarebbe bello in una situazione del genere, in cui tanti giovani si apprestano a praticare uno sport meno conosciuto, a fornire loro comunque delle strutture all'avanguardia e delle appunto cose. Sì, ma su questo anche non ci quello, sono, per quello che riguarda dubbi. Le competenze, perché le strutture servono senza dubbio, però servono anche le competenze, certo, tecniche, servono allenatori, servono preparatori atletici, che spesso svolgono questo compito, considerato anche quello che è poi il ritorno economico, più per passione che non, esatto, per ma infatti quello finalità che, economiche. Ecco. Infatti quello che dispiace è proprio questo, il fatto che ci siano queste figure competenti, insomma, perché comunque riescono a fare bene il loro lavoro, però purtroppo non riescono spesso a svolgerlo proprio per mancanza di strutture o comunque strutture inadeguate, perché di quello parliamo. E poi anche se andiamo un po' a ritroso con la memoria, anche per quello che riguarda il Catania Calcio A5, anche il Catania Beach Soccer, sono tutte realtà che si sono autopromosse, certo, e che poi hanno portato dei risultati importanti. E fino all'ultima puntata abbiamo parlato di quello che porterà all'estate catanese il Catania Beach Soccer, porta alla Champions League. Sì, ma infatti noi lo stiamo anche seguendo, abbiamo proprio sentito il direttore sportivo Santo Palma della Domusbet Catania Beach Soccer, seguiremo sicuramente insomma l'evento dal 2 giugno in poi, e poi la stagione del Catania Beach Soccer. Va bene, ascoltiamoci un brano musicale, nel frattempo noi proviamo ancora a metterci in collegamento telefonico con Paolo Di Carlo, lo possiamo dire, infatti sì, era lui, sì, appunto, lui che il nostro ospite per che parlare. Si occupa delle comunicazioni esterne, del marketing e della comunicazione della Federazione Italiana Federhockey. Sì, perfetto. Sì. Allora ascoltiamo un brano, cerchiamo appunto di avere in collegamento telefonico Paolo Di Carlo e torniamo fra poco. A proposito di sport, Marco, abbiamo provato, dobbiamo dirlo, ragazzi, questo è anche il bello della diretta, quindi diretta. Il bello è il brutto della diretta, infatti ci sono gli aspetti positivi e quelli negativi. Noi ci abbiamo provato fino in fondo dal primo minuto, non abbiamo, esatto, abbiamo rimpianti sotto questo punto di vista, non possiamo rimproverarci. Dobbiamo appunto dire che il nostro ospite Paolo Di Carlo dobbiamo avere oggi al telefono, è impegnato sicuramente, è all'estero, quindi probabilmente c'è stata qualche complicazione, esatto, derivante, esatto, da questo. È impegnato appunto sul lavoro e quindi abbiamo cercato di metterci in contatto, però noi in ogni caso adesso parleremo anche un po' del CUS, ma cercheremo durante le prossime puntate di metterci ancora in contatto con lui, perché vogliamo
parlarne direttamente di questo splendido campionato vinto. Sì, esatto, vi cerchiamo di darvi appunto qualche notizia effettiva su come è arrivato questo scudetto dopo 18 anni in Sicilia. L'ultima volta appunto avvenne nel 95-96 e praticamente la scorsa settimana il Cus Catania ha battuto 1-0 l'Amsicora nella finale playoff di Bologna e quindi ha conquistato il titolo di campione d'Italia. Tra l'altro in un certo senso la stagione del Cusco non era stata neanche appunto aveva raggiunto negli ultimi anni un leggero ridimensionamento, tanto appunto che dopo le prime gare al primo posto si era scesi addirittura al terzo, poi piano piano comunque c'è stata un'ascesa e addirittura il Catania ha battuto entrambe le prime due classificate, ovvero il Pisa e l'Amsicora proprio. Sì. Quindi è stato un crescendo che poi ha finito col portare a Catania lo scudetto. Sì. Testimonianze di come il lavoro paga, al di là di quelle che sono magari le attese di inizio stagione. Non è una favola che leggiamo per la prima volta, l'abbiamo letta anche qualche mese fa per quello che riguardava il Catania Calcio 5, che era partito un po' col freno a mano tirato e poi anche grazie a alcuni innesti importanti nel mercato di riparazione è riuscito a duellare alla pari con, sì, Corigliano, che era senza dubbio una squadra di un'altra categoria, considerato che proprio era arrivata ad un punto solo di distanza dal Latina, poi promosso direttamente nella massima categoria di calcio A5. Una finale molto controversa, anche combattuta, sì sia a Catania che poi lì, che poi a Corigliano stesso, e che ha suscitato anche diverse polemiche per quello che riguarda l'arbitraggio, è finita insomma ai supplementari proprio a Corigliano, sintomo di quanto bene abbia lavorato il Catania Calcio 5. E naturalmente rifacendoci a quelli che sono i risultati dell'hockey, è un discorso assolutamente replicabile anche per questa importante realtà del panorama sportivo catanese, che sai com'è, ha portato un altro scudetto al momento sportivo della città, di cui probabilmente, certo, se ne è parlato, ma forse non l'adeguata risonanza che sì, merita. Poi diciamo che è anche questo il nostro obiettivo, no ragazzi, il fatto di dare lustro, di dare vetrina a questi sport cosiddetti minori, ma poi guarda che in realtà non sono minori affatto, e poi spesso anche magari chi li pratica si potrebbe offendere di questo. Fa bene ad offendersi. Che probabilmente mette molto più per quello che riguarda la passione e anche il sacrificio di quanto poi non comporti, esatto, il sacrificio per andare a praticare calcio, perché insomma si sa che di scuole calcio o comunque di società che sono attive nel mondo del calcio a Catania, come in tutta la Sicilia, ce ne sono tantissime. Certo. Più difficile è andare a trovare la società che si occupa di canoa polo, più complicato è andare a trovare la società che si occupa di hockey, certo, di hockey sul prato. Cioè, sì, ti comporta fatto anche dei sacrifici importanti, perché molto probabilmente non ce l'hai esattamente sotto casa. Non ci sono tantissime strutture, e qui poi mi ricollego al discorso che abbiamo fatto prima, quindi è chiaro che essendo meno le strutture poi è tutto più complicato, chiaramente anche il movimento poi è fatto magari di meno atleti, no? Perché sicuramente... Beh, è quello che dicevo poc'anzi, sì. Quando una società appunto cerca di far crescere tanti giovani nel proprio settore giovanile ha la felice comunque idea di avvicinare giovani a sport minori, quantomeno si deve fornire a questi ragazzi la possibilità di poter fare sport nel miglior modo possibile. Certo, assolutamente. Quindi voglio dire, poi ricollegandomi a quello che stavo dicendo prima, insomma è proprio il nostro obiettivo quello di dare lustro, di dare vetrine, è quello che poi io credo che stiamo facendo bene, abbastanza bene, insomma, durante questo programma che, ripetiamo, è partito anche da poco, no Marco? Perché siamo in onda dal mese di marzo, sì, però credo che già però in questi due mesi abbiamo approfondito tanti discorsi, abbiamo anche evidenziato come Catania, a prescindere dallo
dallo sport maggiore, tra virgolette, proprio il calcio, abbia delle realtà e sappia alimentare delle realtà importanti sotto tutti i punti di vista. E quindi, insomma, è una città veramente attiva dal punto per quello che riguarda lo sport. E ricordando che lo sport è soprattutto sociale, quindi la capacità di insegnare delle regole, quindi le basi del vivere in comunità ai ragazzi, credo che sia una funzione fondamentale, molto importante. Sì, perché poi infatti parliamo proprio di ragazzi che devono crescere, e lo sport è sempre in questo caso un grande strumento. Va bene, ci fermiamo per l'ultima pausa pubblicitaria e poi ritorniamo per chiudere questa puntata di A Proposito di... A proposito, restiamo a concludere questa puntata, bella puntata di A Proposito di, ancora tanti argomenti, che quest'oggi soprattutto un collegamento telefonico di qualità, lo chiamo così. Il nostro Marco Di Mauro, devo dire che questa settimana si è dato da fare. Si è dato da fare, dai, sempre si dà da fare. Adesso non lo sminuiamo, se poi ci guarda no, più. No, vabbè, questo non è lavoro di squadra, non è lavoro del singolo. Abbiamo sentito Marco, meriti, siamo una squadra, i meriti ti vanno siamo dati, una squadra, dai, fortissimi, fatta di gente fantastici, eccetera eccetera. Dovevi continuare tu, Daniele. Questo silenzio è dovuto al fatto che dovevi continuare tu. La terza frase invece... Ragazzi, io oggi senza tu di compagnia, dovete capire, ti senti un po' perso, perché in realtà in effetti non lo nominiamo mai, ecco. Però dobbiamo ringraziarlo sempre, perché comunque lui alla fine sta sempre dietro. Non lo abbiamo nominato oggi. Sì. Esatto, che ci starà ascoltando sicuramente la Torre del Grifo. Ci starà ascoltando dentro quel camper. Ci sei mancato, sì. Turi, lo possiamo dire. Infatti anche la musica, voglio dire, se ci fosse stato Turi magari avremmo avuto musica diversa, no? Turi ha un gusto particolarmente spiccato per quello che riguarda la musica. È certa musica. Noi siamo andati sul sicuro con i pezzi, anche quelli più nuovi, quindi non abbiamo scelto niente di nostro. Sì, anche perché poi comunque oggi è venuto a salutarci, nonostante tutto, poi non si è rimasto, quindi... Eh sì. Va bene. Noi tra poco passiamo la linea... La linea, come si dice una volta. Sì, tu sei rimasto un po' agli anni... Nostalgico. Passiamo a Passepartout, che tra l'altro festeggia un mese. Festeggia un mese. Ma non un mese, cioè, festeggiate un mese. Non è proprio un bambino di un mese, no? Festeggia un mese di trasmissione. Ah, no. Sì, e per questo cosa ha fatto lui? Okay, possiamo dire? Carino, cioè possiamo proprio dire? Come voi ha sì fatto, o no? Tu ci devi pagare una granita e quattro caffè. Ho regalato un bacio Perugina, facciamo nel frattempo anche pubblicità, sì, alla mia partner, collega di lavoro. Che ma mi sembra il minimo. Che come l'ha presa questa cosa? Io l'ho presa benissimo, il punto è che adesso ho capito come funziona invece all'interno della redazione di A Proposito di. Ecco, brava. E secondo me devo iniziare a cambiare le regole, perché da voi funziona chi sbaglia paga. Se fosse così, Costa mi deve almeno un viaggio. Ma infatti, un viaggio di quelli, insomma, parliamo di importanti. Sì, fuori dall'Italia. Ogni giorno ti faccio viaggiare con la rubrica viaggi, quindi siamo attenti a quello che diciamo. Sì, ma voi fate la rubrica, attenzione. Ma poi viaggiate voi, sì o no? Perché io... viaggiano con la fantasia, che è molto più importante e appagante. Oh, no, bravissimo. No, non va bene, che c'entra? Voi comunque dovete provarli, se no... No, cambiamo un po' di regole. Sì. Io e Angela riceviamo e voi donate, ecco. Secondo me è la cosa migliore da fare. Nel frattempo c'è un telefono in arrivo, siamo insieme. Vai, ci siamo riusciti, è arrivato finalmente Giuseppe Castiglia con il mio telefono. Vogliamo sapere tutti i messaggi di Angela Asciuto, adesso, immediatamente, tutto. Lo sapevo. Buonasera, io te l'avevo detto che prima o poi sarebbe successo. Sì, infatti non riuscivo a crederci. Poi mi chiudo il suo telefono e muzzico una secchetta. Non capisco per quale motivo, peraltro è più lungo del mio, perché capito? Poi il mio è rotto. Perché lo prendo? Perché probabilmente funziona. Poi metteteli vicini la prossima. Funziona pure, solo che non sai, ci picchi ogni volta, e ogni volta le dico prima o poi me lo porto a casa. E infatti oggi fino a quando oggi non mi è arrivato il messaggino, mi buttavo il telefono di Angela. Ma domani anche ho detto come la contatto adesso, esatto. Io lo dico nella messaggeria. Domani nella puntata di Alla Catalla tutti i messaggi di Angela Asciuto, lo possiamo ovviamente dire. Li ho scaricati sul mio PC. Hai li fatto ho un stampati, credo farò un 3x6 che li raccoglie tutti e lo pubblicheremo. Angela è contentissima. Sì, felicissima. Mi pare il minimo. È una puntata che mi prendono in giro perché no. Del telefono. Sì, perché dice che domani sarà il tuo tema in trasmissione. No, non l'ho neanche. È partito il radiogiornale. Vabbè. Non mi sarei per me. Partivo già un radiogiornale solo. Vabbè, cose ciao che a tutti. Ciao. Italia Football Club.